bilancio di fine mandato, ma non una fine, ma un inizio. Un bilancio di fine mandato che vuole essere una base per poter poi ripartire con condizioni migliori di quelle che abbiamo trovato, senza dubbio. E questo è rimarcato più volte anche nel corso di questa, sarà rimarcato più volte nel corso di questa presentazione, però abbiamo lavorato molto per la città e per il futuro della nostra città. In questi 5 anni quali sono le cose che dobbiamo ricordare, che vogliamo ricordare ai cittadini? Sono tante le cose che dovremmo ricordarle, mettere una davanti all'altra non mi pare riduttivo nei confronti di altre cose importanti. Indubbiamente le cose che credo che saranno veramente un punto di partenza incredibile sono la realizzazione del rotostaciatore, la riapertura della via Iulia e i progetti avviati del nuovo plesso scolastico, la ricreazione di tutto quello che è stata, la rivisitazione di quello che è stato il borgo del Matatoio e la Fenarina, che è una cosa che Alassio attendeva da 30 anni. Il parcheggio di Via Moglio, tante altre situazioni, il molo, l'apertura dello stadio, l'apertura del ricovero per anziani. Sono tantissime le cose che abbiamo realizzato e penso che domani se ne potranno realizzare molte, molte di più, e perlomeno abbiamo configurato una situazione per cui oggi lavorare su Alassio sarà molto meno problematico di quello che abbiamo dovuto affrontare noi, senza contare purtroppo che la spada di Damocle dei contenziosi penalizzeranno gli anni futuri di questa amministrazione della città. Per quanto riguarda la squadra, avete realizzato attraverso anche la collaborazione degli assessori un programma importante, tanti punti che avete raggiunto, e possiamo già anticipare per il prossimo eventuale mandato, a fianco a lei si potranno trovare le stesse persone? Molto probabilmente quasi tutte, perché una forse non parteciperà perché non vuole più. Dice che ha raggiunto i suoi obiettivi anche dovuti all'età, non vuole più, diciamo così, ricandidarsi. E poi amplieremo dei giovani a nuove leve che porteranno nuovo entusiasmo, anche se a noi non manca l'entusiasmo, perché ripeto, siamo entrati in un contesto molto molto difficile. Io ricordo che quando con tutti e 3 i candidati sindaci siamo presentati dal commissario prefettizio che gestiva la città all'epoca, le segretarie, l'ufficio segreteria del commissario, mi ricordo che dissero: chiunque verrà si troverà un casino mostruoso. Questo è stato il benvenuto che hanno dato a tutti noi.